Primo giorno in fascia arancione per Teramo. Niente più sedie e tavolini all'aperto dei bar, che però restano aperti per l'asporto. C'è poca gente in giro, negozi desolati, il noto silenzio da lockdown. In compenso, sul Corso San Giorgio continuano frenetici i lavori finali di riqualificazione. Arrivano le tanto sospirate panchine illuminate, le fioriere e i cestini in corten. L'arredo era stato previsto dal progetto iniziale di rifacimento della via dello shopping teramano. Ha impiegato anni a realizzarsi, ma alla fine eccolo qua. Come cambia il look di questa città? Il centro storico in questo periodo è veramente al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale, non solo per i lavori dei tronchetti laterali che hanno visto la nuova pavimentazione, ma anche per questi arredamenti e poi anche per l'illuminazione che sarà rifatta totalmente sia sul Corso San Giorgio che sul Corso dei Michetti e Corso Giulio. Per cui diciamo il corso è al centro di un'attività intensa dell'amministrazione comunale, ma di fatto questo progetto di Corso San Giorgio prevedeva queste fasi e questi step che stanno piano piano arrivando a conclusione. Siamo riusciti a dare un'impennata ai lavori per arrivare al Natale pronti e per dare alla città un'immagine diversa del corso principale. L'impatto può essere più o meno forte e potrà sicuramente creare all'interno anche delle famiglie una discussione sull'essere più o meno belli oppure gradevoli o non gradevoli, però a conclusione, con un po' di tempo, sicuramente entreranno a far parte dell'arredo urbano e saranno sicuramente restituiranno quel decoro che è mancato per tanto tempo. Contemporaneamente al posizionamento dell'arredo di Corso San Giorgio, l'amministrazione comunale di Teramo sta provvedendo a far installare le luminarie natalizie, ma sono soprattutto le strade laterali di accesso al corso che pian piano stanno tornando alla loro primitiva eleganza grazie alla nuova pavimentazione di San Pietrini. Procediamo passo per passo e la collocazione degli arredi fatta ieri sera in Corso San Giorgio è la dimostrazione di un lavoro portato avanti ed affrontato di petto immediatamente da appena si è insediata questa giunta, e oggi è in una fase di arrivo, in un momento in cui viviamo anche un'emergenza più grande di noi, che è quella sanitaria, e che dimostra come questa giunta porta avanti i propri impegni nonostante ci siano difficoltà quotidiane.